Ciao ragazzi, come state? Io sono Walter Stolfi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono in trasferta, non sono a casa mia. Come vedete alle mie spalle sono in uno studio diverso da quello di casa mia. E studio. E diciamo che sono in trasferta, chi mi segue su Instagram sa dove sono in trasferta nel mio paesino di origine. Sono venuto a trovare i miei, visto che non li vedo mai. Sono qui nello studio di mio papà, ho improvvisato un setup, non ho luci, non ho nulla, quindi c'è solo la luce del luce naturale, non ho nessun tipo di lampada o luci particolari, quindi è improvvisata la situazione, però nel complesso non mi sembra male, no? Intanto mi guardo nel monitor per capire, però non mi sembra male. Comunque, video di oggi, sono stato ad inizio marzo, Como, ho fatto un POV Street Photography Como, quindi oggi volevo condividerlo con voi e farvi vedere gli scatti che ho fatto a Como. Per gli scatti quel giorno ho portato con me il mio 24 mm della serie G della Sony F2.8 e il mio formidabile 85 mm sempre della Sony F1.8, quindi un 24 mm grand'angolo e un 85 mm, possiamo definirlo anche un medio tele, due obiettivi completamente diversi e li ho voluti mettere insieme nello stesso video e fare diversi scatti con due tipi di obiettivi. Quindi nel POV che vedrete oggi, questo qui di Como, nella prima parte ci sono gli scatti con il 24 mm, nella seconda parte ci sono gli scatti con 85 mm. Poi, diciamo, questa è l'introduzione del video e non alla fine delle riprese in POV, quando partiranno le riprese in POV, come al solito, non staccate perché commenteremo insieme, commenterò le mie foto, quelle che mi sono piaciute di più, come le ho fatte, insomma, classiche cose che come faccio di solito, commento le mie foto. Quindi vedremo con quale tipo di obiettivo le ho fatte, come le ho fatte, perché ho fatto quel tipo di foto, ok? Ci vediamo dopo il POV. Can't help, 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 can't help
No, no, montagna. Ciao. Ah, ok. Is your girlfriend? You can speak with him, maybe you can have possibility, you can know people there to let you get out here, boy, please. Okay. Come here. What? You speak English? Yes, a little bit. Oh, you are a journalist? No. Who are you? I'm a photographer. But this is my friend, like, it's my black friend. He was in Como before, but now he's in Ukraine. Ukraine, okay. So he want to come out. Okay. So they have no possibility. No possibility? So, why? Yeah, maybe you can speak, you can maybe help. He can speak English, so he speak English. You can take the train, you come here? No, he say it's not possible. It's not possible? Why? I'm in occupied Crimea. Ah, okay. And the Russian police is around my island. Ah, okay. And they don't let me out. Are you in Crimea? Ah, okay. I just came before the war started. Mm-hmm. And when the war started, mm-hmm. they closed the gate from I understand. There are no possibility to come here? No possibility? For now? With the association, I don't know who. Today I'm trying, I talk. Ukrainian government, I'm asking to let me out, and okay. They told me they will call me like during the day. Maybe you can. Hope. I hope every day. I hope for you. Thank you. Bye. Bye. This is my friend. I don't know. Yeah, man. No problem. I'm sorry. Okay, no problem. But me also, I'm feeling like crying, you know. Okay. Yeah, see you later. Huh? Ciao. Ciao. Come avete visto, era una giornata molto fredda. Faccio questo video oggi perché dopo circa un mese, perché ovviamente ho avuto altri impegni, ho avuto altre cose da fare, chi mi segue sui social lo sa, ho pubblicato da pochissimi giorni il mio corso di street photography. È un corso alla portata di tutti. È un corso alla portata di chiunque si sta approcciando a questo genere fotografico, street photography, quindi è un corso dalla A alla Z per i principianti che si stanno avvicinando a questo mondo, no? Quindi è un corso base, non è complicato, appunto, chi si sta approcciando a questo genere o chi lo sta facendo da poco, questo corso è perfetto per queste persone, no? Per voi che vi state approcciando da poco alla street.
Il corso si divide in 13 lezioni, dura complessivamente 2 ore, quindi ci ho messo tanto impegno a farlo. E, ovviamente ci sono lezioni un po' più tecniche, un po' più soft, ma lo scopo del corso è farvi capire questo fantastico mondo della street photography. Ovviamente non l'ho pubblicato sulla mia piattaforma, sul mio sito, per una questione di tempistiche, perché dato che ci ho messo tanto a farlo, ci ho messo un bel po' di tempo, sia per soprattutto la post-produzione, quindi l'editing dei video, ci ho messo un bel po' per farlo, e siccome volevo pubblicarlo sulla mia piattaforma, quindi sul mio sito, mi richiedeva molto più tempo, quindi ho preferito metterlo subito su una piattaforma che si chiama Udemy. Udemy è una piattaforma di corsi online, quindi troverete ovviamente il link del mio corso in descrizione, il link dei miei preset e qualsiasi cosa vogliate vedere, è tutto nel link in descrizione. Ok, adesso passiamo al commento delle foto. Scusate questa breve parentesi del corso, però ci tenevo a farla. Ok, foto. Partiamo con le foto che ho scattato con il 24 mm, che sono molto interessanti. Allora, ovviamente prenderò quelle che mi piacciono di più, quelle che ritengo più valide, ok? Partiamo. Ok, la primissima che voglio far vedere è questa qui, perché credo sia una delle più belle che ho fatto quel giorno. Come vedete, come avete visto dal POV, mi sono posizionato di fronte a questo, se non mi sbaglio, è il Duomo di Como, e mi sono posizionato di fronte a questa entrata, perché mi piaceva proprio, sì, questa entrata, i colori, la porta, e volevo farla in questo senso, volevo aspettare una persona che passava e volevo prenderla proprio nel mezzo della porta, dell'entrata. Quindi, come vedete, è precisamente in mezzo all'entrata di questa porta del Duomo, no? Ovviamente si vede che è il 24 mm perché la prospettiva è molto ampia. Ovviamente ho utilizzato dei tempi di esposizione molto veloci, altrimenti la persona non riusciva a frizzarla così com'è. E niente, mi piaceva proprio come simmetrie, come prospettiva e sì, più che altro come equilibrio della foto, no? Quindi questa è una delle mie preferite, ecco, diciamo così. Poi un'altra che volevo farvi vedere, sempre nella piazza del Duomo, sempre 24 mm. Questa qui è un'artista di strada che stava disegnando il Duomo. Mi piaceva come situazione da fotografare, no? L'artista. Vedete che non si vede neanche bene il viso e mi piaceva proprio non farlo vedere, però mi piaceva raccontare quello che stava facendo. E credo di esserci riuscito. E potevo avvicinarmi un po' di più. Sì, potevo avvicinarmi un po' di più, se proprio voglio vedere un difetto in questa foto potevo avvicinarmi un po' di più, però avendo il 24 non potevo andare proprio troppo vicino perché non volevo neanche disturbare la persona che stava disegnando. Questa è un'altra. Un'altra foto, come vedete con il 24, come avete visto anche nel POV, ho sfruttato tanto le linee guida. Io parlo tanto di linee guida nelle mie foto, quando di sfruttare, no, le linee guida. Le linee guida, vedete, come in questo caso, questa persona, questo signore che sta pescando, ho sfruttato la linea guida, in questo caso la linea guida è il corrimano di questo pontile, no? Le linee guida, ragazzi, come dico sempre, sono un ottimo mezzo per far sì che il soggetto risalti, no? Cioè, indicano, le linee guida danno la direzione al tuo soggetto, cioè fanno appunto risaltare il tuo soggetto. Vedete come scorre la linea guida e arriva fino alla fine dove c'è il nostro soggetto. Questa è una... cioè ho sfruttato molto le linee guida in quel giorno perché c'erano tanti corrimano, c'erano ponti, insomma, e mi piaceva come situazione. Un'altra foto che mi è piaciuta, sempre su quel ponte, su quel pontile, questa qui, di questo signore che stava venendo verso di me. Io mi sono abbassato, quindi ho cambiato prospettiva, ho scattato dal basso. Come dico sempre, ragazzi,
cambiate sempre prospettiva, non scattate sempre la stessa prospettiva. Vedete, io in questo caso mi sono abbassato perché volevo proprio dare questa prospettiva dal basso verso l'alto con il signore che sta venendo verso di me. E con una profondità, vedete, il 24 mm, cosa si riesce a creare. E quindi un'altra foto che mi piace è questa. E vedete sempre linee guida. Vedete questa foto con questo signore che sta guardando delle indicazioni, linee guida del corrimano con il lago sul back, molto molto interessante anche questa. L'ultima che volevo farvi vedere per quanto riguarda il 24 mm è questa qui. Ah sì, c'era questa situazione molto divertente perché c'erano questi due personaggi, non so se erano marito e moglie, non lo so, comunque stavano dando da mangiare ai cigni, ai piccioni, insomma, si stavano divertendo quel giorno ed era molto divertente come situazione, quindi mi piaceva proprio frizzare quel momento. In questo caso il 24 mm mi ha aiutato tantissimo perché essendo un grand'angolo sono riuscito a catturare tutta la situazione che c'era, non solo i due personaggi ma tutto quello che c'era intorno, e volevo proprio quella cosa lì. E, ok, quindi per il 24 questi sono stati gli scatti che secondo me ritengo più validi. E anche questo, sì, sempre della stessa situazione, vedete com'è il signore da mangiare. Ci sono anche degli spettatori in secondo piano che guardano questa scena un po' assurda. Ok ragazzi, come al solito scrivetemi nei commenti qual è stata o quali sono le vostre preferite di questa serie di scatti che ho fatto. Spero come al solito che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Bella!